Ayushimas, benvenuti al canale Kankukan, che sto ridendo perché questa è la quinta volta che sto cercando di fare le riprese perché mi sta capitando di tutto, il mio cagnolino che abbaia, la luce che se ne va via. Comunque sia, grazie di essere di bocca, grazie del vostro sostegno. Gli ultimi video stanno andando molto bene, l'avrò ripetuto 5 volte o 6 volte e ringrazio tutti coloro che si sono iscritti e che si iscriveranno. Mi raccomando, iscrivetevi sotto al canale, è importante. È importante perché noi youtuber capiamo dalle vostre iscrizioni che gli argomenti che stiamo portando avanti piace. Il mio argomento che sto portando avanti piace, quindi sono contento di essere qua con voi, ok? Ringrazio comunque anche gli abbonati, soprattutto perché ricordatevi, l'iscrizione non si paga nulla, è gratis, l'abbonamento si paga qualcosina. E coloro che mi sostengono attraverso l'abbonamento mi permettono di fare ulteriori ricerche come il video di oggi, che ovviamente per fare una ricerca per bene, il video, eccoli qua, compro libri. Con il poco che mi dà YouTube, perché effettivamente è una miseria, riesco comunque sia a prendere dei libri, perché i libri sono importantissimi. Dietro la videocamera, io una Susi Sensei ha comprato una marea di libri e sono orgoglioso di poterli leggere e di tanto in tanto andare a prendere il libro che mi interessa di più. Comunque, sì, il video di oggi è dedicato, è ispirato, perché noi storici tendenzialmente iniziamo da qualcosa, da un punto di riferimento attraverso cui puoi fare le ricerche. E oggi parliamo di Shogun, partendo dal telefilm di James Clavell. Allora, fondamentalmente l'idea di fondo, cioè che cos'è? Che molti di voi conoscono che cos'è uno Shogun, il telefilm ne parla per chi ha avuto l'occasione di vederlo e vi consiglio di andarlo a vedere, ma soprattutto andare a comprare libri, perché i libri sono molto più dettagliati e interessanti. Ed è sempre di James Clavell, sempre della Bompiani, c'è cioè, sia il libro Gaijin, guardate il malloppone, Gaijin è grosso così, Shogun è, non dico la metà, però siamo lì. E poi ovviamente Taipan, ok? Ve lo consiglio. Vi metterò sotto il link che potete andare. Sono link puliti, ragazzi, senza virus non si può mettere il virus su queste cose. Comunque sia, sotto il link troverete che cosa? Il link vi porterà direttamente su Amazon dove poterlo prendere. Ve lo consiglio di comprare. Se no, andate a comprarlo alla Feltrinelli o alla Mondadori, ok? O alla Giunti, ok? Ci sono tanti luoghi dove poterlo andare a comprare fisicamente, che anche quello è molto bello, però per chi non avesse tempo può prendere dal link. Comunque, in generale, il telefilm comunque sta facendo furore, come diremmo anticamente con le persone della mia generazione, e quindi molti, pur conoscendo che cos'è lo Shogun, molti di voi magari non sanno i dettagli di cosa, da dove deriva questo termine. Quindi il video di oggi è dedicato non a parlare del telefilm che non ho ancora visto, quindi non posso neanche commentarlo. Io ho visto quello vecchio, perché ci fu un altro con Toshiro Mifune, con quello che aveva fatto l'Uccelli di Rovo. Comunque sia, sì, avevo visto anche l'Uccelli di Rovo. Ci fu un vecchio telefilm fatto molto bene, molto bello, ok? E poi per noi orientali che vivevamo in Italia, vedere qualcosa dell'Oriente, che era molto più raro che oggi, oggi bastava andare su YouTube. Grazie YouTube, e era molto più raro. Quindi vedere un telefilm era bello, bello. Comunque, tornando a noi, tutto quanto deriva da James Clavell. E quindi ora oggi parlerò di che cos'è il titolo e andremo ad approfondire che cosa sia, ok? Però ci vediamo tra qualche secondo. Di nuovo, sono sempre il vostro amico Songyun Devicho, maestro del Kanku Kanaiki. Iden Menkyo, che è un titolo tradizionale di Daito Ryu Aikei Jujutsu, è una scuola di Jujutsu, ok? Anche se in Italia è registrato come Jujutsu. Sesto Dan di Aikido e storico, youtuber, amante degli animali. Una persona qualsiasi che ha un piccolo dojo qui a Sydney, di cui sono molto orgoglioso, devo ammetterlo, sono molto orgoglioso. Detto questo, allora, il video, perciò sono una persona qualsiasi, ragazzi, solo che essendo storico ho il privilegio di poter fare delle ricerche che possono interessare a chi non ha fatto il percorso, il curriculum storico, ok? Allora, il titolo di oggi l'avete saputo, l'ho fatto anche una piccola premessa, ed riguarda a cosa sia lo Shogun. Shogun può essere tradotto genericamente come generale, ok? Effettivamente il titolo veniva dato
al comandante in capo dell'esercito, non di tutto l'esercito, di un esercito che l'imperatore concedeva, perciò si dava il titolo di Shogun, si concedeva a questo comandante che doveva organizzare le truppe per affrontare gli invasori nel caso in cui ci fosse stata un'invasione dall'esterno, o invasori sempre all'interno dell'arcipelago giapponese. Mi spiego. Allora, prima di tutto bisogna definire che chi fossero questi soldati. Come sapete dall'altro video sui Bushi, o se Samurai Ronin, e le motivazioni per cui non utilizziamo lo scudo, noi sappiamo dalle informazioni che ci sono rimaste, fonti primarie, che i Bushi non sono altro che quei contadini che avendo terre, avendo la possibilità di commerciare, ma soprattutto di guadagnare tanti soldi, riuscivano a armarsi, a creare una situazione in cui il contadino armato può andare alla richiesta dell'imperatore a combattere contro l'invasore e questi contadini armati, lentamente si formano in una classe militare, pertanto distinguendosi da coloro che invece rimanevano a lavorare le terre, diventano una classe militare e a capo di questa classe militare vi erano tanti comandanti, tra cui emergeva colui che riceveva il titolo di Shogun. Ok? Quindi comprendiamo che come in Europa, basta vedere la cultura dell'impero romano oppure nello specifico, mi ricordo il contadino che combatte, che viene armato, il soldato a cui viene data la terra affinché difenda la terra attraverso il suo lavoro, ma soprattutto attraverso si possa mantenere e armarsi per difendere la nazione, lo Stato, a Bisanzio per esempio. Questa idea esisteva anche in Giappone. I contadini invece che rimanevano a lavorare sulla terra successivamente saranno armati durante il periodo in cui Oda Nobunaga ha questa idea di armare i contadini e nel contempo dare a loro la possibilità di emergere. Questi contadini, in realtà anche gli altri daimyo, ossia i cosiddetti signori feudali, signori della guerra, avevano avuto un'idea simile. Comunque sia, questi contadini verranno chiamati Ashigaru, ossia soldati a piedi, ok? Per distinguersi dai Bushi che invece derivavano dalla cavalleria per distinguersi, ok? Comunque, fondamentalmente i Bushi erano contadini armati che si armavano e nel contempo, proprio per la necessità di modificare l'esercito che era fondamentalmente formato da fanteria pesante, qui si parla dei primissimi eserciti imperiali, lentamente si specializzano nella cavalleria. Mo perché? Perché dovevano difendersi dai popoli stranieri. E andiamo a definirli. Chi erano questi popoli stranieri? No, questi popoli stranieri non erano altri che quelle popolazioni, perché ricordiamoci, si dice impero giapponese perché all'interno della struttura giapponese non era composto solo da quelli che oggigiorno chiamiamo giapponesi, bensì era il Giappone, il territorio dell'arcipelago giapponese, più le Ryukyu, anche se sulle Ryukyu, ossia dove sta Okinawa, bisognerebbe fare un video a sé stante, soprattutto per il piacere dei karateka, le Ryukyu erano più collegate con la Cina. Comunque sia, Ryukyu e l'arcipelago giapponese non erano formati solo da una popolazione giapponese come oggigiorno avremmo noi l'idea, ok? Ricordo sempre che il mio professore, il professor Carlo Ginzburg della Normale di Pisa, diceva sempre di non fare l'errore di imichetico, ossia di trasformare le nostre idee riconducendole nel passato, come per dire, oggi abbiamo il cellulare, nel passato riuscivano a comunicare in modo, questo sto esagerando, col cellulare, no, quello è sbagliato. E comunque il discorso fondamentale sta nel fatto che il Giappone si chiama impero perché, perciò c'è un tenno, imperatore, perché era l'imperatore, il tenno, era a capo di varie popolazioni. Quindi
Perché all'inizio, quando i giapponesi cominciarono attraverso la penisola coreana ad arrivare verso l'arcipelago, perciò noi coreani e giapponesi abbiamo una genealogia molto simile, ok? Al punto tale, come vi ho detto nell'altro video, che gli imperatori giapponesi dicono che anticamente erano legati per linee dinastiche al regno di Baekje, da lì tutta la polemica, che con quella scusa hanno sempre invaso la Corea. Però tornando a noi, effettivamente c'è un legame. La famiglia imperiale, per esempio, mangia col cucchiaio, cosa che i giapponesi non fanno. Noi coreani lo facciamo, cucchiaio proprio di metallo per mangiare il riso. I giapponesi mangiano tendenzialmente solo con gli hashi, le bacchette, che noi coreani chiamiamo chokkarak. Però effettivamente si dice che l'imperatore mangi col cucchiaio il riso, che è una cosa tipica della loro famiglia, ok? Da lì il collegamento, che loro stessi dicono, non lo dico io. Comunque, all'interno del Giappone vi erano già delle popolazioni. I noti Ainu, che poi si sposteranno obbligatoriamente verso l'Hokkaido, e per quanto concerne gli amanti dell'Aikido, sanno che Ueshiba Osensei, il fondatore che è il fondatore dell'Aikido, ebbe incontri con gli Ainu. Takeda Sokaku del Daitoryu ebbe incontri con gli Ainu. Gli Ainu tendenzialmente erano quelle popolazioni che viveva ad Hokkaido, però anticamente, il termine non mi piace, comunque sia, ancestralmente vivevano anche nell'Honshu e nel Kyushu. Quindi quando arriva questa popolazione, ma Ural-Altaica, che sono i giapponesi, spingono gli Ainu verso sopra. Però in realtà il Giappone ebbe dei problemi con un'altra popolazione che è legata agli Ainu, che sono gli Emishi. E da questo periodo qua, dalla guerra contro gli Emishi, quando l'imperatore giapponese, ossia all'epoca il sovrano giapponese, anche se per consuetudine viene sempre chiamato imperatore, perché l'imperatore era quello cinese, ricordiamocelo, esisteva solo un imperatore. L'imperatore giapponese è un qualcosa, una consuetudine che i giapponesi adopereranno per tanto tempo all'interno del loro territorio. Comunque, l'imperatore giapponese chiede alle forze armate di fare la guerra contro l'invasione degli Emishi, che sono quella popolazione che, per esempio, Miyazaki nel famoso Princess Mononoke fa vedere, dove il protagonista sembra, il villaggio del protagonista viene chiamato Emishi, per esempio, e quindi il vestiario dovrebbe ricordare quello, una popolazione molto legata all'animismo, una popolazione legata agli spiriti della foresta, molto diversa da quella che era la struttura che si sta formando nella popolazione giapponese. Quindi a capo delle armate che venivano spedite per difendere, perché per esempio i giapponesi dovettero combattere contro gli Emishi in una lunga guerra, la cosiddetta guerra dei 38 anni, e ne uscirono vincitori. Ovviamente non tutti gli Emishi erano nemici dei giapponesi, perché sennò ci sarebbe stato purtroppo uno sterminio, come purtroppo è capitato in molte altre popolazioni. Molti si legarono ai giapponesi al punto tale che oggigiorno gli antenati degli Emishi sono all'interno della popolazione giapponese propriamente detta, come d'altronde ci sono anche molti coreani, ok? Comunque, tornando a noi, i giapponesi, l'imperatore chiese ai comandanti di formare degli eserciti che erano sostanzialmente creati dai bushi, ossia contadini armati, che poi verranno chiamati samurai, e a capo di questo esercito veniva posto uno shogun. E questo è l'inizio del termine. Shogun era il generale dell'armata prima, seconda o terza che veniva spedito contro questa popolazione esterna. Ricordo anche che, come citavo prima, le Ryukyu sono una popolazione a sé stante, gli okinawensi oggigiorno vengono chiamati giapponesi, però fino al 45 i giapponesi stessi li trattavano come una popolazione sottomessa, come lo erano i coreani e i cinesi, perché la popolazione delle Ryukyu hanno più legame con la popolazione Han della Cina. Comunque, tornando a noi, lo shogun era pertanto un generale. Poi, successivamente, questo titolo comincia ad avere un valore. Questo valore lo troviamo durante il periodo di Kamakura, ok? L'impero viene di nuovo eroso dalle guerre civili
e la famiglia Minamoto prende il potere, spodestando l'imperatore e acquisendo nelle proprie mani il potere legislativo ed esecutivo. Ricordiamoci che questa cosa legislativa e esecutiva è molto importante. Ovvio, l'imperatore non poteva essere cancellato, come del resto durante il fascismo Mussolini non cancellò la figura del re, non poteva farlo, perché era comunque sia, nel caso del duce, il titolo di primo ministro veniva dato dal re, come del resto il titolo di shogun veniva dato dall'imperatore. Solo che l'imperatore veniva spodestato di tutti i poteri di tipo esecutivo e legislativo e anche giudiziario, affinché, poi giudiziario bisognerebbe fare un capitolo a sé stante, che non faremo, non preoccupatevi. Comunque sia, viene spodestato da tutti i poteri e diventa solo una figura religiosa, spirituale, una figura che deve esserci per consuetudine. Questa cosa non è la prima volta, come vi ho detto, per il fascismo in Italia, non è la prima volta che accade. Accade la stessa cosa anche durante l'impero dei musulmani, ok? Gli arabi. Quando arrivano i turchi, il califfo di Baghdad, che sino ad allora era stato anche aveva anche il potere esecutivo, gli viene tolto tutti questi poteri, diventa soltanto una figura religiosa, il califfo, mentre invece il potere vero e proprio viene ottenuto dal sultano, che è un termine turco. E ricordiamoci, i turchi che imparano queste cose lo imparano dalle steppe, perché i turchi sono di origini delle steppe mongole. Qui c'è turchi, mancesi, unni, derivano tutti da quel territorio. Quindi quel territorio da chi viene influenzato? Dalla Cina. Quindi diciamo che il culprit, i colpevoli di tutto questo caos, possiamo dire ironicamente, deriva dalla cultura cinese. Comunque sia, tornando a noi, l'imperatore giapponese perde il potere. Lo shogun comincia ad acquisire questo un potere tale da ovviamente governare il paese attraverso questa struttura formata dai bushi, che diventano proprio da allora samurai, propriamente detti, e grazie alla struttura militare, grazie al potere ferreo del comando degli eserciti, governa il Giappone, ok? E questa è una cosa molto importante da comprendere. Ovviamente ci fu alla fine del periodo di Kamakura, ci fu una ribellione da parte dell'imperatore, come succederà poi successivamente anche dopo, alla fine dell'era Tokugawa. L'imperatore riprende il potere, aiutato da clan avversari allo shogunato di Kamakura. Però questi clan avversario, che erano gli Ashikaga, spodestano ulteriormente l'imperatore, spodestano l'imperatore, riescono a conquistare. C'è stato anche un periodo in cui ci furono due corti, ok? E ora faremo un inciso sulle corti. Due corti, uno governato dagli Ashikaga a Kyoto, una governata a Nara dall'imperatore. Comunque sia, alla fine l'imperatore ritornerà a divenire una figura, tra virgolette, fantoccio. E gli Ashikaga diverranno i nuovi shogun. Solo che, per fare un po' di storiografia spiccia, gli Ashikaga perdono mano a mano il controllo del Giappone, al punto tale che i vari comandanti, signori della guerra che governavano i vari territori, che chiamiamo daimyo, i daimyo, signori della guerra, cominciano a farsi guerra a vicenda. E per 150 anni faranno una guerra civile, che sarebbe la Sengoku. Alla fine della Sengoku, dell'era Sengoku, ovviamente Oda Nobunaga, uno dei più grandi daimyo, che pur non ottenendo il titolo di shogun, comincia ad unificare il paese. Toyotomi Hideyoshi, suo successore, e vi consiglio di andare a vedere L'era dei samurai, che è una sorta di documentario fatto su Netflix. E c'è Turnbull, perciò uno dei più grandi studiosi della storia giapponese, però è fatto un po', come diremmo, in Sardegna, Ecce Ecce, un po' così così, perché ci sono degli errori abbastanza gravi, tra cui anche il vestiario dei coreani durante l'invasione di Toyotomi Hideyoshi verso la Corea, quindi c'è un po' di così così. Però
per quanto concerne, sarà un po' così così, ragazzi, se non verrete al seminario del 23 giugno 2024 a Scandicci, Firenze, perché è un seminario importante, ragazzi. Io finalmente uscirò di volo dalla Sardegna per tornare in Italia, cioè per i sardi, anche io sto cominciando a pensare che la Sardegna sia un paese a sé stante. Comunque, sì, ritornerò in Italia e è molto raro che lo faccio perché non amo viaggiare. Ho viaggiato tutta la vita, da quando sono nato ho viaggiato per la Corea, per il Giappone, basta. Però questa volta esco perché il mio carissimo amico Simoni Ciardini Sensei mi ha invitato e assieme ad altri due maestri, lui, io e più altri due maestri, ossia Nicola Rossi Sensei e Michele Giacconi Sensei, abbiamo organizzato un seminario a Scandicci a Firenze, quindi save date, importante, ragazzi. Comunque, tornando a noi, alla fine Toyotomi Hideyoshi non riceve neanche lui il titolo di Shogun. Mi sembra che, cioè non mi sembra, sono sicuro, prende il titolo di Kampaku, poi di Taiko, cioè prende dei titoli che erano legati alla amministrazione, utilizziamo il termine, ancestrale dell'impero, e perché Kampaku era un titolo imperiale, Taiko era un titolo imperiale, non confondersi con Tamburo, Taiko era un titolo imperiale. Comunque sì, Hideyoshi, perché non riceve lo shogunato nonostante avesse unificato il Giappone, perché era di umile origine, era un Ashigaru di cui vi ho parlato prima. Colui che riporterà in onore e orgoglio il titolo di Shogun è quello che nel libro Shogun è il personaggio di Toranaga, che è Ieyasu Tokugawa. Comunque, tornando a noi, perché si parla di titolo imperiale e diverso dallo Shogun? Perché ovviamente Hideyoshi, essendo Ashigaru, non poteva ottenere questo titolo che era legato ai Bushi, e lui non era di origine Bushi, era un contadino che si era armato durante lo Sengoku. Ma i titoli imperiali esistevano perché effettivamente con il potere degli Shogun di Kamakura si formò un mondo parallelo, e si delineò ancora di più durante lo shogunato degli Ashikaga, ossia l'imperatore rimaneva questa figura, tra virgolette, fantoccio, figura a cui si metteva al di sopra di tutto, però sempre sotto controllo degli shogun. Però all'interno della corte dell'imperatore vi erano i cosiddetti nobili, e i nobili avevano mantenuto i loro titoli anche di funzione, di vari titoli, tipo funzionari del tesoro, funzionari del, tranne quello militare, avevano mantenuto dei titoli per l'amministrazione della corte. Ovviamente la corte non amministrava l'impero era amministrato dai Bushi e dallo Shogun, che dava potere, soprattutto durante l'era Tokugawa, potere ai vari daimyo di governare i vari feudi a nome dello shogun, del Bakufu. Perché effettivamente, vi ricordate, daimyo vuol dire grande nome, le grandi famiglie. Però queste grandi famiglie non erano quello che oggi noi definiremmo nobili. Questo è molto affascinante, perché in Europa, se andiamo a prendendola molto per le lunghe, ad analizzare come si sono formate le famiglie nobiliari, sappiamo che queste famiglie non erano per forza di cose famiglie patrizie dell'impero romano, bensì erano quelle famiglie, che erano appartenute a quei cavalieri che accompagnavano, per esempio, Carlo Magno. Quindi da lì, prendendolo per le lunghe, ragazzi, non andiamo nello specifico, queste famiglie guerriere, anche esse di origini contadine, si armano, difendono Marchese, è una persona che stava a difendere le Marche, eccetera eccetera. Quindi c'è un'evoluzione in cui la nobiltà si sostituisce alle famiglie patrizie e si forma proprio attraverso una struttura creata dai militari, ok, da coloro che difendevano il paese, ok. In Giappone invece si mantiene una dualità,
durante il periodo di Hideyoshi si vede proprio questa dualità. Lui non può ottenere il titolo di Shogun perché sennò tutti gli altri comandanti, nonostante avessero paura di Toyotomi Hideyoshi, ci sarebbe stata una rivolta. Lui stesso comprendeva. Ricordatevi che Hideyoshi, la parola Toyotomi, il suo cognome, se lo inventò di sana pianta. Si cercò di farsi adottare dall'ultimo Ashikaga, perché in Giappone c'è anche l'usanza di adottare figli di altre famiglie all'interno della propria famiglia per mantenere la genealogia. Hideyoshi comunque se non riesce a ottenerlo, mentre invece Tokugawa, che era di una famiglia daimyo che diceva di avere legami con i Minamoto, e tra parentesi anche i Takeda Sokaku diceva che la sua famiglia aveva origini da Minamoto, che probabilmente è vero, ci sono delle origini. Infatti uno dei primi maestri di Daito, quello che era anticamente chiamato Shikyuchi, che non può essere chiamato Daito Ryu perché il termine è sbagliato, il Daito Ryu è stato inventato da Takeda Sokaku, ormai lo sappiamo, è un dato di fatto. Comunque sia, colui che si dice che fosse un Minamoto, ok? Un praticante iniziale che aveva iniziato questo stile, questa leggenda, ok? Comunque, tornando a noi, il titolo Shogun è un titolo, per fare la somma, molto diverso da un titolo nobiliare. Solo successivamente, per esempio, lo Shogun Yoshinobu Tokugawa perderà il titolo quando ci sarà la restaurazione Meiji, dell'imperatore Meiji, perderà il titolo ma otterrà il titolo di principe, perché tutti i bushi, almeno quelli di alto rango, i vincitori della guerra eccetera eccetera, si fonderanno con la nobiltà esistente e creeranno, copiando l'Europa, per la precisione l'Europa dell'impero prussiano, copieranno la struttura nobiliare europea. Quindi il titolo Shogun non avrà più motivo di esistere, comparirà un primo ministro, e questa cosa si mantiene anche oggigiorno. Il primo ministro è effettivamente il potere esecutivo, perché non è che la restaurazione Meiji ottenne il potere assoluto, non è vero. Purtroppo gli imperatori non ricevettero mai questo titolo, vennero anche questa volta sfruttati per poter essere governati da chi aveva vinto, in questo caso i Choshu e i Satsuma e i Tosa, che erano tre clan che avevano vinto la guerra civile. Però ovviamente i Satsuma vengono eliminati, e basta per vedere la vicenda di Saigo Takamori, quello del che poi verrà trasformato romanticamente nel film Ultimo Samurai, ok? Vengono eliminati e i Choshu creano questa nuova struttura che si mantiene in una maniera o l'altra simile ad oggi, ok? Una struttura sempre militare, soprattutto durante la prima e seconda guerra mondiale, poi successivamente più democratica. Detto questo, ragazzi, spero che abbiate capito che lo Shogun ha avuto il suo splendore durante l'era Tokugawa, per la maggior parte dell'era Tokugawa. Durante gli Ashikaga ha avuto periodi alti e bassi, al punto tale che durante il periodo dell'era Sengoku il titolo Shogun era un pochino deriso dai vari signori della guerra, ossia i daimyo. Solo i Tokugawa lo riportano di voi in auge, ok? Questa è una cosa importante da comprendere. Grazie di essere stati qua, iscrivetevi al canale mio e quello di Suzensei, che è molto importante, spero veramente di cominciare a fare i video, lo dico in ogni video, però ne sono convinto di farlo. Devo fare anche i podcast, che magari saranno interessanti per chi non riesce a vedere i video e vuole solo ascoltare mentre sta guidando. E ricordo di nuovo, 23 giugno 2024, seminario a Scandicci, Firenze, organizzato da Ciardini Simone Sensei, che sarà un bellissimo evento, e in quella data porterò anche un paio di regali a coloro che verranno, e faremo una votazione, una estrazione, e lo darò a alcuni di voi, ok? Grazie di essere stati qua e ci vediamo nel prossimo video. Domo arigato sumasta.